adesso tu lo sai che si sono divisi. Buonasera a tutti, grazie, un mio grazie personale per aver accettato questo invito ed essere qui con noi stasera a condividere con Padre Fedele e il Paradiso dei Poveri questo nostro incontro. Com'è nato questo nostro incontro? Premesso che io sono amico storico con Padre Fedele, parlando qualche settimana fa, si è deciso di portare la città di San Giovanni in Fiore vicino al Paradiso dei Poveri, che noi poco conosciamo. Del Paradiso dei Poveri chiaramente sarà Padre Fedele a parlarcene, quindi non sarò io, lo farà lui in maniera più approfondita. Dal momento in cui c'è stata questa proposta, io ho dato tutta la mia disponibilità a invitare un po' di amici di San Giovanni, toccando un po' le varie categorie. In tanti mi hanno chiamato e mi hanno dato la loro impossibilità a presenziare, ma mi hanno dimostrato tutta la loro disponibilità ad essere vicini al Paradiso dei Poveri. Peraltro devo dire, Padre Fedele, che per San Giovanni in Fiore il mese di luglio è un mese particolarmente impegnato. San Giovanni nel mese di luglio praticamente va al mare, quindi il paese veramente si svuota e non c'è. Però io ho la disponibilità di tutti per la vicinanza al Paradiso dei Poveri. Per cui io do subito la parola alla vicepresidente del Paradiso dei Poveri, che è la signora Teresa Boero, che ci darà il suo saluto e ci parlerà un po' dei lavori di questa sera. E in ultimo preannuncio che sicuramente nel mese di settembre o al rientro delle vacanze organizzeremo un evento più partecipato e più ancora più importante di questo, per avvicinare sempre di più la città di San Giovanni in Fiore al Paradiso dei Poveri di Padre Fedele. Grazie a tutti ancora. Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione e per l'accoglienza soprattutto. Un grazie di cuore al dottor Mosca per aver organizzato questo incontro, alla dottoressa Paone, un grazie a tutti voi. Noi siamo qui perché? Siamo qui per un motivo molto sociale, molto umano. Siamo qui per presentare ciò che Padre Fedele sta terminando e che ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché ciò che è stato fatto grazie all'aiuto di tutti. L'associazione Il Paradiso dei Poveri è una onlus, opera in tutto il territorio, nel Madagascar, in Centrafrica, dappertutto, e qui, in provincia di Cosenza, come vedrete dai video che verranno proiettati, ha realizzato una struttura che è nata con lo scopo di accogliere gli anziani in difficoltà e i bambini diversamente abili. Quindi lo scopo è uno scopo veramente con un grande sentimento. Ma dietro a questo c'è un uomo, c'è un frate cappuccino che conoscete tutti, che leggendo la locandina avrete maggiori informazioni su ciò che è riuscito a fare grazie a tutti voi, perché ciò che è stato realizzato è grazie ai benefattori. La struttura, come ripeto, non è terminata, per cui l'incontro è motivato
da questo, prima di tutto dal conoscerci, perché può essere un passaparola, e questo noi aspettiamo, per poter riuscire a terminare l'opera nel più breve tempo possibile. Quindi un grazie di cuore a tutti coloro che contribuiranno. Il motto di Padre Fedele è aiutami ad aiutare, e ne ha aggiunto un altro: fai quello che puoi con quello che hai. Basta poco, ma è importante per noi, ed è importante per realizzare questo sogno, concretizzarlo e dare l'opportunità agli anziani che vivono da soli di avere un posto dove possano essere accolti, e ai bambini diversamente abili di sentirsi amati. Grazie. Padre Fedele non ha bisogno di presentazioni, a lui la parola. Ah, facciamo prima i video. Ok, allora la proiezione dei video e alla fine parlerà Padre Fedele. Grazie. Siamo a Timpone degli Ulivi, vicino Cosenza. Da un rudere quasi completamente diroccato e donato a Padre Fedele Bisceglia, è stato realizzato un fabbricato tra uliveti secolari che sussurrano al vento i nomi dei tanti benefattori di tutto il mondo che hanno collaborato alla realizzazione. Il progetto voluto da Padre Fedele Bisceglie sarà un centro per anziani e bambini diversamente abili, una residenza che accolga con amore, una residenza che sia famiglia. Con coraggio e sfida, Padre Fedele continua a tendere la mano sotto il sole cocente e sotto la pioggia su Corso Mazzini per raccogliere fondi. Questa struttura ha ancora bisogno di te. Con un piccolo sforzo riusciremo a terminarla. Avvolto nel saio, consumato e scalzo, Padre Fedele Bisceglia continua a dire: aiutami ad aiutare, e tu non deluderlo. Fai quello che puoi con quello che hai. Il Signore apprezzerà e avrai contribuito alla realizzazione di un sogno: far sentire il calore di una famiglia a chi non ce l'ha più e accendere lo sguardo di un bambino diversamente abile in un mondo di apparente abilità. La luce fioca di una lampada in ferro battuto proveniente dal Madagascar rimane sempre accesa. L'altare è realizzato da un tronco di ulivo secolare, un puzzle di generosità perché ogni elemento è frutto di un dono. Il leggio arriva da lontano, da una terra rossa, virgola dell'Africa, il Madagascar. Lì abili artigiani hanno scolpito l'albero del baobab, l'albero della vita. La luce del sole penetra attraverso le vetrate colorate con le immagini sacre per poi scaldare il legno antico dei banchi che aspettano i fedeli. Si sente il rumore dello scorrere dell'acqua, e l'acqua santiera nasce dal costato di un Gesù misericordioso, posto nel tronco di un ulivo secolare tra i teneri germogli e le scaglie della corteccia. Un ulivo che si eleva oltre il tetto per accogliere ancora il canto degli uccelli. La cappella realizzata da Padre Fedele Bisceglia nella struttura di Timpone degli Ulivi è dedicata alla Madonnina di Lourdes, posta in una nicchia tra la roccia con la coroncina perennemente illuminata, mentre il Cristo crocifisso allunga le braccia sulla tavola di una croce che ancora oggi parla di mistero. Ecco a voi l'ottavo continente, il Madagascar. Dalla terra rossa e dalle 18 etnie, terrazze di risaie, dai verdi cangianti e dalle mille sorprese. Per noi ha inizio l'avventura ammassata in un fuoristrada tra fango e canyon, e la speranza di non restare impantanati. Anche se la solidarietà non manca e all'occasione tutti corrono in aiuto. Attraversiamo città-villaggio, qui il tempo si è fermato.
piccoli banchi improvvisati, un microcommercio tra cassoni di immondizia che domani verrà riciclata dai poveri. Finalmente i bambini, sempre felici, i loro sorrisi ci scaldano il cuore. Unici mezzi di trasporto, i carri con le ruote di legno e i risciò scampanellanti. Qui si lavora tutti insieme per una ragione speciale. La costruzione di un dispensario medico in piena foresta, voluto da padre Fedele Bisceglia e sovvenzionato dai benefattori canadesi e italiani. Aiuterà centinaia di persone del villaggio di Zaffi Manuri e di quelli vicini. La semplicità povera e umile delle abitazioni di legno annerite dal fumo di una cucina primitiva. E poi, ennesimo regalo di padre Fedele, un generatore di corrente. Garantirà alcune ore di luce la sera, che qui è più buia del resto del mondo. Per un bimbo la novità è un palloncino rosso. Corre felice tra i fagioli messi a seccare ed il riso da pulire. Unico svago che ci concediamo, il bucato nel fiume. Per i più piccoli, un albero a strapiombo sulle risaie o un motivo di gioco, oppure ascoltare il rumore mentre si rompono i sassi. Attraverso le mani non solo il calore, ma la promessa che noi ci saremo. In fondo loro non conoscono il resto del mondo e ciò li rende felici e forse più liberi. Accudire i fratellini più piccoli è normale per le bambine, poi incontri lo sguardo di una principessa. Nel fiume li vedi pescare i granchi rossi che orgogliosi ti offriranno la sera arrostiti. Questo non è un campo arato, ma un campo di calcio. Rincorrono un pallone di stoffa e quando si mangia non si spreca neanche un chicco di riso. A scuola con il diacono per crescere orgogliosi del proprio paese. In chiesa per pregare e ringraziare un missionario che a 83 anni ha mantenuto la parola. Nel mio cuore mettete le vostre sofferenze, qui costruiremo un dispensario. C'è chi dorme e sogna e chi sogna ad occhi aperti. Un buon raccolto, un carretto nuovo, riparare la casa, credere nel nostro ritorno e aspettarci in chiesa. Un'altalena di gioia e di speranza tra chi ripara un vecchio ombrello accanto alla boutique della carne, su una strada polverosa ed una rossa di fango appena rimosso. I loro occhi non chiedono nulla, ma affidano ad un gioco mai visto un sorriso. Noi ritorneremo. Tianai Yanareo, Veluma. Un poeta ha scritto, parlando della propria casa, parva sed apta mi, piccola ma adatta a me. Io questa sera voglio prendere a prestito questa espressione del poeta italiano per dire poche persone ma adatte a me. Perché adatte a me? Perché mi trovo dinanzi a persone sensibilissime, uso il superlativo, perché quando Giovanni mi ha detto che voleva organizzare una manifestazione qui a San Giovanni in Viore con pochi amici, io ho subito aderito, l'ho ringraziato e ringraziando lui voglio ringraziare voi. Quello che avete visto nel filmato è poca roba, perché sono 50 anni che faccio questo mestiere di missionario. Io, oltre ad essere sacerdote, sono anche medico e ho salvato parecchie anime. Ho curato moltissimi bambini, perché lì, quando voi avete visto in quel villaggio, non solo non ci sono medicinali, non solo non c'è una siringa, ma non c'è nulla, neanche un po' di alcol per curare le ferite dei bambini che giocano. Quindi la mia azione di missionario medico mi ha portato a realizzare qualche piccola cosa, ma non io, l'avete realizzata voi. Perché quando io parlo nel mondo, e quando parlo nel mondo significa, avete visto là, sono 50 anni,
Io sono stato in India, in America, in Europa l'ho girata moltissimo. Ho teso sempre la mano, ma non per me, perché sono un frate cappuccino, ho fatto voti di povertà e non sono attaccato ai denari. Però in queste mani ci sono passati molti milioni. E in queste mani ci sono scritti soltanto i donatori che io presenterò. Non c'è bisogno di dire, dico a voi, presenterò a Domine Dio. Però Domine Dio c'ha un bellissimo libro, un album dove ci sono scritti tutti i nomi dei benefattori. Perché quando Cristo ha detto neanche un bicchiere d'acqua dato il mio nome sarà misconosciuto, vuol dire che tutte le persone che hanno deposto un qualche cosa in queste mani lo troveranno in paradiso. Questo è molto ma molto interessante, è molto bello. E anche questo Papa ce lo fa ricordare o ce lo ricorda tantissime volte. Allora questa sera il mio ringraziamento va a voi, che siete pochi però siete impegnati, non è la quantità, è la qualità del gesto. Anzi, voglio dirvi che noi avevamo preparato moltissime buste, però sarò veramente contento se qualcuno o voi stessi ne potesse prendere 3, 4, 5 per darle ai vostri amici. Dentro c'è quel famoso manifesto 50 anni di azione. Io non lo volevo fare questo, l'hanno fatto loro, cioè i miei collaboratori, perché generalmente il consuntivo si fa quando uno muore, l'hanno voluto fare prima, dico beh, un buon auspicio per rimanere ancora in vita. Però mi sono meravigliato io stesso. E in 50 anni abbiamo realizzato cose grandi nel mondo, ma cose veramente pesanti. E forse, senza forse, voi avete contribuito. Allora io sarò veramente contento se voi continuate, perché là c'è scritto, la mia opera continua. Non sono più un diciottenne, ho i miei acciacchi, mi devo guardare bene. Cammino con un vestimaker, mascherina notturna, per dire alcune delle patologie che sono più inerenti al mio stato d'animo. Non ho più la possibilità di girare nel mondo, però io quante volte ho predicato a San Giovanni in Viore, in questa Calabria, nell'Italia, dappertutto, con voce robusta, non come sto facendo stasera, in piazza. Ho visto tantissime persone che quando parlavo di amore verso i poveri non mi hanno mai deluso, mai. E io questa sera sono sicuro che voi continuerete in questa opera assieme a me, perché il missionario da solo non può fare nulla. Tutto ciò che ho realizzato, l'ho realizzato perché ho avuto moltissimi aiuti. Ci sono stati degli amici americani che sono venuti qui. Dice, padre Fede, è inutile che fai parole. Vieni qui a Toronto e facciamo una serata. E dico, come faccio a venire? Dico, il biglietto costa? No, ci pensiamo noi. Ed io 2 anni fa ho fatto questa esperienza. Sono andato a Toronto e mi trovo con 500 persone in una sala. Hanno fatto una raccolta e sono ritornato con 135.000 dollari, circa 90.000 euro. E ho fatto la copertura di quello che voi avete visto. Io sono contento che il Signore, oltre a darmi la vocazione francescana, mi ha dato un'altra vocazione, di essere lontano dal denaro. E più sono lontano e più queste mani si riempiono di soldi. Non lo so perché, però le mie tasche, vi faccio vedere, sono vuote, non ce n'ho. Le mie mani sono libere, che sento dentro. I soldi vanno e vengono. Però i soldi servono per aiutare gli altri. Io ne ho ricevuto tanti e se ho fatto quelle opere
non l'ho fatta io. Ho saputo forse amministrare bene e il Signore mi è testimone di questo. Non vi voglio tediare, ma voglio concludere con un ringraziamento che mi viene dal profondo del cuore. Questo amico che ha una villa vicino all'Oasi Francescana, lo vedo spesso, lo vedo sempre, e lui la stessa cosa insieme alla moglie Paola, mi ha sempre commosso per la sua generosità. È un imprenditore che non pensa solo a se stesso, alla famiglia, agli operai, ma pensa agli altri, ve lo posso assicurare. Giovanni Mosca è il personaggio che incarna la solidarietà, perché non aiuta soltanto me. Ho saputo, per esempio, che assieme ad altri 3 o 4 imprenditori ha donato all'ospedale di San Giovanni in Fiore un defibrillatore. Non è che tutti quanti fanno questi gesti. Allora sono gesti veramente che qualificano l'uomo. E io voglio augurare non soltanto a Giovanni, ma a tutti quanti voi che siete nel commercio, di progredire sempre. Perché se state bene voi, stanno bene i vostri operai e stanno bene anche i nostri poveri. Perché se tutti quanti siamo poveri, chi l'aiuti i poveri? Allora io voglio pregare questa sera il Signore affinché vi dia tanta forza, non soltanto a voi imprenditori, ma alle vostre famiglie, a quelle famiglie che hanno quasi tutto, stanno bene, ma che pensano anche alle altre famiglie che non hanno nulla. Io mentre ero nell'ufficio suo ricevo una telefonata. Da chi? Da uno che è uscito dal carcere, ha divorziato con la moglie, 3 bambini e vuole essere aiutato. Ho detto: Giovanni, gli possiamo dare un posto di lavoro a questo? Vediamo se lo possiamo aiutare. Giovanni mi ha detto: io sono pieno. Però ho detto a lui: ma perché la gente si rivolge a me? Ma perché? Io mica sono un datore di lavoro. Ma forse si rivolgono a me perché io sono come il microfono, no? Come la tromba, che dice all'altro: aiutami ad aiutare. Quindi se qualcuno di voi proprio conosce qualcuno che ha bisogno di un operaio, sappiate che c'è un carcerato che è uscito dal carcere, diviso dalla moglie e con 3 figlioli giovanissimi, bambini, che è in mezzo alla strada. Se lo possiamo aiutare, aiutiamo. Questo è il mio compito, è sensibilizzare, comunicare agli altri le esigenze del mondo. Viviamo in un momento molto delicato, chi non lo sa, di crisi profonda, economica. Questo coronavirus ci ha rovinato, forse il Signore ci sta provando e ci sta provando seriamente. Però nel minimo, nel piccolo, cerchiamo di essere sempre generosi, perché la generosità è sinonimo di bontà di animo. Noi calabresi siamo buoni, siamo ospitali, e in modo particolare, specialmente questi paesi di montagna, San Giovanni, Acri, ma tutti i paesi della Calabria sono generosi. Concludo. Grazie Giovanni per questa serata. Sì, orgoglioso perché sono pochissime persone, ma che daranno il loro frutto. Grazie per questa serata. E grazie a voi, carissimi amici, che siete l'espressione della bontà. Ripeto, se avete la possibilità di propagandare quello che noi facciamo, fatelo. Qui ci sono delle buste, le potete prendere, le potete donare. Dentro c'è in piccolo questo manifesto che voi vedete davanti, e fate la propaganda. Io ho predicato, voi dovete ancora predicare. Vi ringrazio dal profondo del cuore e vi auguro che nelle vostre famiglie ci sia la salute, il benessere
e la gioia. Pace e bene a tutti, grazie. Permettetevi soltanto qualche altro minuto per i ringraziamenti, che sono d'obbligo. Innanzitutto ringrazio Padre Fedele per le belle parole che ci ha omaggiato questa sera. Forse ha esagerato nei miei confronti, va bene, però accetto anche questo. Ringrazio tutti voi presenti, ma ringrazio anche quelli che sono assenti, quelli che in questo momento non sono potuti essere tra di noi, ma che, ripeto, saranno assolutamente vicini al paradiso dei poveri. Ringrazio la televisione, sì, la TV, in persona di Antonio Oliverio, grazie, che al mio invito ha espresso subito la sua totale disponibilità ad essere qua, e sarà molto utile perché questo evento verrà veicolato attraverso altre televisioni, attraverso i social. Ringrazio la stampa, sia quella che è presente in mezzo a noi, in persona di Antonio Mancina, ringrazio Saverio Basile, che ha delegato e non è potuto essere qui presente stasera tra noi, ringrazio anche Mario Morrone, ringrazio Emiliano Morrone, che non potendo essere qui ha delegato per realizzare un'intervista a Padre Fedele. Ringrazio Pino, ringrazio tutti quanti, un grande grazie alla famiglia Biafora che ci ha messo a disposizione la struttura del resort, bellissima struttura che a noi ci fa veramente, ci dà lustro e piacere e onore a tutta la città di San Giovanni in Fiore. Ovviamente in maniera del tutto gratuita. Quindi grazie a tutta la famiglia Biafora per questo grande gesto di generosità. Grazie a tutti voi e vi saluto uno per uno. Grazie Padre Fedele, grazie Teresa, buona serata a tutti, grazie.